Rieccoci con Senza Bavaglio, ci stiamo occupando del fenomeno delle aste immobiliari nella realtà tarantina. Faccio un brevissimo riassunto per chi non avesse seguito la prima puntata, perché poi devo dire che questa situazione delle aste immobiliari a Taranto c'ha qualcosa di soppopera. Visti i tanti passaggi e visto che stiamo parlando di soppopera e visto certe stranezze, paragonarla al Segreto, tanto famoso, il Segreto di Puente Vieco, non è un azzardo. Il Segreto di Puente Vieco è il Segreto di Taranto per quanto riguarda le aste immobiliari. Ma consentitemi questa licenza, questa battuta, a me piace pungere e scherzare. Abbiamo visto nella scorsa puntata. Sappiamo che un bene, nel momento in cui c'è l'insolvenza del creditore, anche un bene immobile, una casa, a mali estremi, rimedi estremi, si arriva appunto a metterlo all'asta e quindi la vendita appunto a seguito dell'asta. Abbiamo visto delle anomalie, il prezzo vile e quant'altro, quindi strane situazioni in cui il prezzo veniva proprio, si abbatteva e si abbassava quasi da favorire gli avvoltoi che a quattro soldi aggredivano il bene, a danno dei poveri cristi che si vedono spogliato del proprio bene casa, frutto del sudore, del sangue, del sacrificio degli anni, questo bene venduto a quattro soldi. E abbiamo anche detto che, stando appunto ad un atto di sindacato ispettivo promosso appunto da alcuni parlamentari dei 5 Stelle, si ravvisava una situazione di duopolio, cioè nel senso che vi erano due grossi studi, vi sarebbero due grossi studi del Tarantino, nell'ambito dei quali due studi sarebbero concentrati quasi tutti coloro i quali ricevono l'incarico di curatore, custode o ausiliare. Ausiliario alla vendita. Questo nella prima parte. Ora poniamo altre situazioni e ci domandiamo, sempre con riferimento ai curatori, custodi e ausiliari, se, riprendendo l'atto di sindacato, se all'interno dei fascicoli esistono i verbali di giuramento dei curatori, dei custodi o degli ausiliari alla vendita, ovvero di tutti i consulenti del giudice, proprio perché è importante, non è obbligatorio, non c'è l'obbligo specifico di legge, ma in genere la prassi lo fa, i tribunali lo vogliono, in genere c'è questo verbale di giuramento in cui si giura, appunto, il curatore giura che non ha delle cause, diciamo, di incompatibilità. Ci si domanda ancora se all'atto di assunzione dell'incarico i curatori abbiano dichiarato appunto l'esistenza di cause di incompatibilità tra l'incarico ricevuto dal giudice e quella che è la loro funzione, la loro attività, diciamo così, privata, proprio perché si vuole evitare in buona sostanza che si verifichi una situazione di ibrido, si punta infatti a che vi sia la terzietà. E andiamo qui al bubbone grosso, perché da quello che ci risulta, da denunce, e il tema è stato anche ripreso, vi sarebbe questa situazione anomala che avremmo il curatore, custode e ausiliario che contemporaneamente è curatore di una realtà in cui la banca è creditrice, ma al contempo questo curatore è anche legale della banca stessa, il che determina una situazione quantomeno anomala, perché abbiamo il curatore o l'ausiliario o il custode che fa da arbitro e da giocatore, cioè è un po' anomalo, no? Se io faccio il curatore, io devo essere al di sopra delle parti e quindi io devo essere il curatore di una realtà in cui la banca è creditrice, ma se contemporaneamente io sono legale della banca o sono stato legale della banca, scusate, a che gioco stiamo giocando? Non è possibile
che immaginate un arbitro a un certo punto, si sta giocando Inter-Juventus, l'arbitro a un certo punto dice sì, ma io sono stato, sono anche giocatore dell'Inter o della Juventus, immaginate cosa succederebbe. E la cosa strana anche qui è una situazione in cui praticamente queste banche creditrici in buona sostanza sono praticamente due, anche qui un altro duopolio. Quindi duopolio di studi legali, duopolio di banche. Ma chi lo sa? Noi poniamo questi interrogativi per avere delle risposte, proprio perché si tratta di materie, vedete, molto delicata. E al di là degli aspetti formali che tutto sommato potrebbero lasciare il tempo che trovano, c'è una realtà che è drammatica. Il dramma si chiama suicidi, si chiama i 628 suicidi di soggetti i quali sono ovviamente risultano debitori, risultano soggetti passivi nell'ambito appunto di questo di queste situazioni appunto debitori. Quindi a seguito del bene casa che viene messo all'asta, il povero Cristo che perde la casa si ammazza, e sono stati 628 i suicidi, come ho detto la scorsa puntata. Per cui bisogna fare chiarezza su queste situazioni, non solo per un aspetto formale, ma anche per rispetto della vita e della dignità di persone disperate che, come ultimo atto, compiono, mettono in essere appunto la distruzione, l'autodistruzione della propria vita. E c'è un altro aspetto da approfondire, perché nel momento in cui in un procedimento fallimentare o in una esecuzione immobiliare vi è stata la denuncia di tassi usurari nei rapporti bancari da parte dei debitori, a questo punto sarebbe doveroso, dovrebbe avvenire per legge il fatto che i giudici e o i curatori, i custodi e gli ausiliari dovrebbero immediatamente trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica competente. Ci si domanda se in presenza di una denuncia da parte del debitore di questi presunti tassi usurari nei rapporti bancari, i giudici o i curatori hanno trasmesso appunto gli atti alla procura. Cioè, davanti ad una situazione del genere, cioè, lo dico in parole poche, se io mi trovo dinanzi ad una denuncia in cui mi si dice la banca ha praticato un tasso usurario, io curatore immediatamente devo rappresentare, devo girare, devo denunciare la situazione alla procura, perché sono in presenza di una notizia criminis, e quindi sarebbe un'omissione, no? Dinanzi a una denuncia del genere non dirlo alla procura. È come se noi stiamo facendo un'indagine e incidenter tantum su di un argomento io scopro un cadavere. Cosa faccio se scopro il cadavere? Devo immediatamente avvertire che mentre stavo facendo questa operazione ho scoperto una realtà ulteriore e quindi la devo denunciare. Domanda: se ciò è avvenuto, perché, ci si domanda, non è stato fatto, sempre se ciò è avvenuto? Vedete, è una situazione molto complessa quella che vi stiamo rappresentando. Ho cercato di renderla il più fruibile, il più comprensibile possibile, perché la materia appunto è particolarmente tecnica, ma quello che mi muove non è tanto l'aspetto formale, né me ne frega del duopolio degli studi o del duopolio delle banche. Mi interessa che il povero Cristo, il povero cittadino, quello che non può pagare e si vede spogliato del proprio bene, non diventi lo strumento, la vittima, per far arricchire altri volponi. E d'altronde la triste pratica del prezzo vile è proprio questa, perché col prezzo vile si legittimano gli avvoltoi e si manda nella disperazione più nera il debitore che si vede spogliato del bene casa innanzitutto. Nelle prossime puntate, magari se ci sarà l'opportunità, ascolteremo qualche soggetto che
con la propria voce ci illustrerà meglio quello che io teoricamente vi ho rappresentato. Alla prossima, restate con noi, con la nostra programmazione e sempre con Senza Bavaglio, l'informazione che non teme nessuno. Senza Bavaglio, informazione libera, sempre.